della classe 2001, e aveva fatto anche delle pretese importanti al Barcellona, aveva chiesto addirittura per poter rimanere 1 milione all'anno per 5 anni. Il Barcellona ha detto no, aspetta un attimo perché prima dobbiamo valutarti, eccetera. E successivamente è stato comunque preso dal Real Madrid. Ha una particolarità, ma anche le statistiche sono dalla sua parte, perché 15 anni e 5 mesi, più giovane debuttante nella J-League giapponese per lui. Quindi cantera del Barcellona, poi Tokyo e poi il Real Madrid, dove prova a ritagliarsi uno spazio per il 2001 giapponese Kubo. Anche perché durante questo pre-campionato ce ne sono tanti comunque di giocatori da osservare nel Real Madrid. Poi tanti esuberi hanno trovato collocazione in giro per l'Europa, altri la troveranno, però ovviamente ha una cantera importante il Real Madrid da poter valutare tra giocatori che arrivano e giocatori che vanno. Poi assolutamente, assolutamente Gabri, guarda, questo è un giocatore interessante, devo dire la verità, un giocatore che mi ha stupito molto, perché sono andato a vedere anche la sua storia di un giocatore che comunque ha fatto parte delle nazionali giovanili del Giappone, sì, vero. Ma anche della nazionale maggiore, quindi, perché è un giocatore di un grandissimo talento. Attenzione veramente. Intanto a Ankudu che prova a inserirsi, eccolo qui Kubo che va a prendere lì in zona, poi Dele Alli lotta in mezzo a tre, alla fine però alla meglio ancora il Real con Jaime Seoane che riesce a conquistare il pallone, lo allarga direttamente a sinistra dove parte Vinicius, poi il ragionamento arriva ancora in l'uruguaiano ex Peñarol Federico Valverde. Isco ancora per Vinicius con l'esterno, prova a mettere direttamente in porta Mariano Diaz. La chiusura però attenta di Tanganga che riesce ad allontanare in modo non efficace perché Isco torna sul pallone. Eccolo qui il giapponese Kubo, può liberare il sinistro, Kubo va in porta, lo inchioda lì Lloris, il guizzo del giapponese. E hai visto insomma che i numeri ce l'ha questo ragazzo. Assolutamente, bravissimo, bravissimo. Ma guarda, questa è una caratteristica molto importante, la sua caratteristica migliore è questa, di spostare la palla nel breve. È un giocatore velocissimo che poi sposta la palla, calcia veramente nel breve, è molto molto bravo, tecnicamente è un giocatore molto molto bravo. Quindi interessante questo giocatore, Gabriele. Sì, per 2 milioni arrivò al Real Madrid dal Tokyo FC. Apertura ancora a sinistra di Jaime Seoane dalle parti di Vinicius. Occhio perché può arrivare il traversone dentro l'area per Mariano Diaz che lo aspettava proprio lì da rapace davanti al portiere. Insiste ancora il Real, altro tocco dentro sempre per Mariano Diaz, poi la battuta sempre di Kubo e ora comincia a prenderci gusto il giocatore giapponese. Diciamo che Tottenham ha calato un po', magari sta un po' sottovalutando magari il Real Madrid. Il Real Madrid invece dal canto suo è tirato fuori la testa, sta cercando di darsi da fare. Sono entrati giocatori comunque giovani, interessanti, che vogliono comunque mettersi in mostra, che questo è importante. Siamo nei minuti conclusivi, Zidane in piedi. Intanto il tentativo, il palo sull'altro versante, mentre la regia andava su Zidane, ha sfiorato Parrot il raddoppio che stava per chiudere il match. Attenzione a Dele Alli, al limite dell'area, può andare da solo. Prima la regia si era un po' addormentata, regia internazionale dell'Audi Cup. Sul discorso Zidane si era perso, si stava perdendo il secondo gol di Parrot. Poi il guizzo da parte di Vinicius. Isco avanza palla al piede, con l'esterno, lavora centralmente dove arriva anche Kubo sulla corsia di destra, ancora Kubo, lavora ancora lì in zona con l'uno contro tutti, cercato da Kubo e cercato anche da Seoane. Si torna nuovamente sul giapponese che prova a far impazzire la difesa del Tottenham, porta avanti il pallone, ancora l'ex Tokyo, Kubo ci può provare, Kubo prende in faccia Tanganga che resta a terra. Pallonata in faccia, si rialza poi il roccioso difensore del Tottenham, sta creando scompiglio il giapponese Kubo. Ma guarda, ti dico, questa è la sua caratteristica, ti ripeto, principale, che quando lui prende palla nel breve si sposta molto velocemente e calcia molto bene anche in porta. Ti ripeto, questi ragazzi giovani che sono entrati in questo secondo tempo al Real Madrid hanno dato una linfa diversa. Qua ha preso in faccia la palla, era giusto anche fermare l'arbitro il gioco. Ma intanto rivediamo in precedenza che è successo, perché colpo di testa lì in profondità e si ritrova davanti al portiere quasi lì Parrot e trova il palo più lontano. La chance è andato vicinissimo al raddoppio, un pallone giocato per Troy Parrot e un palo colpito da lui dopo il tocco di Nkudu, è stato molto bravo cercando più che altro la giocata e piazzandolo quel pallone a
Keylor Navas battuto, palo per Parrott che ha sfiorato il raddoppio per il Tottenham. Siamo al minuto numero 88 e qui stanno valutando un po' quello che è successo, un po' stordito dopo la pallonata di Kubo in faccia a Tanganga. Gioco fermo, è sempre 1-0 Tottenham. Per ora regge il gol di Harry Kane. Ma infatti, guarda, ti dico una cosa, se non prendi, non prendi in faccia il giocatore del Tottenham, questo era un tiro molto molto pericoloso, perché Kubo è rientrato molto bene, ha saltato il suo diretto avversario e ha calciato molto bene. Secondo me era una giocata molto molto pericolosa. Da segnalare anche il rinvio di Lloris, che ha mandato praticamente, sono andati con tre passaggi, sono andati in porta il Tottenham. Dimostra ancora una volta la fragilità in questo momento, soprattutto non solo fisica ma anche di concentrazione del Real Madrid. Cioè andare in porta così davvero è una mancanza di concentrazione assurda da difensori forti come c'è il Real Madrid. Scatenato il numero 26, è entrato in campo da qualche minuto, vale a dire Takefusa Kubo. Rilancio lunghissimo dalle parti di Keylor Navas, che controlla gli ultimi scampoli di match. Poi vi ricordo, fra poco in campo alle 20:30 per la seconda semifinale, padroni di casa del Bayern Monaco, e si è praticamente riempita l'Allianz Arena. Attenzione qui a qualche scintilla, l'arbitro capisce che può succedere da un momento all'altro qualcosa, allora si infila in mezzo con Mariano Diaz e con Davinson Sanchez. Diciamo, si va pian pianino riempendo l'Allianz Arena, fra pochissimo alle 20:30, sempre su Sport Italia. La sfida tra Bayern Monaco e Fenerbahce, domani invece finale terzo e quarto posto, e poi alle 20:30 la finalissima per l'assegnazione dell'Audi Cup edizione 2019. Lancio lungo, colpo di testa a mettere fuori ancora dei difensori del Real Madrid, ci sarà ancora modo e spazio per il Tottenham, che sta vincendo 1-0 grazie alla rete nel primo tempo di Harry Kane. In un precampionato molto complicato per il Real Madrid dal punto di vista degli infortuni, dal punto di vista anche delle sfide, perché questa sarebbe la terza sconfitta per il Real in quattro partite disputate. Ovviamente fa rumore, fa fragore la pesante sconfitta 7-3 con l'Atletico. Intanto si sta incartando lì in zona Sissoko, che riesce poi con una zampata ad allontanare il pallone, lo riceve ancora sulla corsia di destra da Lucas Moura, rimessa laterale per il Real Madrid, che deve accelerare i tempi se vuole chiaramente portarlo almeno ai calci di rigore. Tocca all'indietro di Isco, poi ricomincia da capo con l'inserimento anche di Odriozola. Pallone gestito, ma l'arbitro anche qui senza recupero dice che finisce il match, stop, fine alla gara, game over all'Allianz Arena, e vince il Tottenham 1-0 al 22esimo, si incastona in quello che è il quadro della semifinale, e il gol di Harry Kane che decide l'incontro e manda in finale domani proprio gli Spurs con il Real, alla terza sconfitta su quattro partite in questo precampionato. Il commento telegrafico di Jeda, poi torneremo a Milano, e poi alle 20:30 Bayern Monaco contro Fenerbahce. Jeda. Ma partita molto interessante, chiaramente ha messo in mostra ancora una volta le grandi difficoltà in questo momento del Real Madrid, soprattutto a livello difensivo. Peccato per l'errore di Marcelo, che ha condannato poi la squadra a una sconfitta ancora una volta.